Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati oggi sul walkthrough di Far Cry Primal e siamo arrivati al sesto episodio. Ragazzi, nell'ultimo episodio, se non avete visto andatevelo a vedere, trovate il link sotto nella descrizione e anche sopra nelle schede. Avevamo appunto ucciso l'orso e quindi avevamo portato il gruppo di cacciatori nel nostro villaggio. Ragazzi, oggi siamo andati invece qui a Voga l'Artefice. Porta Voga l'Artefice al tuo villaggio e ti insegnerà nuove abilità di creazione e ti mostrerà come migliorare cinture e sacchi. Difficoltà media e conferisce punti esperienza speciale artiglio rampino, che ci serve moltissimo. Allora ragazzi, io praticamente sono arrivato già prima di iniziare a registrare. Ecco qui, rifugio dei perduti. Vedete, abbiamo a 50 passi praticamente lui. Ora dobbiamo solo... ecco qua. Come arrivare? Ecco qui la strada. Senza cadere giù possibilmente, grazie. Eccoci qui. Ok ragazzi, siamo appena arrivati. Siamo caduti. Ci sta pisciando addosso. Vedete? Stupido Udam. Ah, io Wenja. Winja. No, io ultimo Winja, tu faccia di fango. Coperto di piscio come Udam. Addio uomo piscio. Grazie. Molto gentile ragazzi, molto veramente disponibile devo dire. In trappola. Quindi ragazzi, dobbiamo anche cercare di uscire. Allora, questa belva non può seguirti qui. Fuggi dalla caverna. Ok, ma va. Carne per due. Il sacco è pieno di questi oggetti. Va bene. Qualcos'altro c'è? Cedro del nord. Ragazzi, dobbiamo cercare di fuggire dalla caverna. Andiamo qua. Forse potrei cercare di un attimo solo ragazzi. Ragazzi, proviamo ad accendere il fuoco. Vediamo che succede. Facendo così magari brucia e cambia qualcosa, vediamo. E infatti, ecco qui ragazzi. Ecco qui. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti dalla caverna. Vediamo un po'. Posso domare Belva. Allora ragazzi, purtroppo ragazzi ci sta attaccando. Io purtroppo non ricordo più. Attenzione, buttiamogli un'esca. Non abbiamo più carne ragazzi, porca miseria. Andiamo ragazzi. Vedete l'esca? Dovrebbe funzionare. No, non ha funzionato purtroppo. Va bene ragazzi, però sono costretto a ucciderla. Niente ragazzi, sono stato costretto a ucciderla perché non riuscivo a domarla. Quindi sti cazzi. Aveva un po' rotto i coglioni. Sì, è pieno di questi oggetti un cazzo. Ok ragazzi, dobbiamo cercare di uscire da qui. Ragazzi, purtroppo non giocavo da un po' di tempo, quindi non mi ricordavo bene i tasti. Cioè, non mi ricordo bene i tasti perché era da un po' che non giocavo più.
quanto ragazzi, portandovi vari giochi, poi magari dimentico i tasti di alcuni di questi. Ok ragazzi, andiamo qua. Ho appiccato il fuoco, vediamo se succede qualcosa. No. Quindi nel frattempo flughiamo. E non era molto gentile il giaguaro che abbiamo trovato. Cercherò qualcun altro per... eccolo qua. Vediamo un po', flughiamo anche qui. Raccogli, vediamo ragazzi. Ecco qua l'artiglio rampino. Eccolo qua. Allora, ho trovato uno strumento strano ma utile. Quindi basta praticamente, ragazzi, come negli altri Far Cry, serve per appendersi alle pareti. Non so se ve le ricordate. Quindi ora possiamo appenderci alle varie pareti. Vediamo un po' dove potremmo utilizzarlo. Eccolo là ragazzi, eccolo là. Appenditi. Finalmente ragazzi, non sapete quanto è utile l'artiglio rampino. Allora, stacca, vai giù, vai su. Ok, R2 quindi per andare su. Eccoci qui ragazzi, utilissimo. Checkpoint. Allora qua ragazzi, incendiamo di nuovo. Che qua servirà, presumo, bruciare, forse no. No, non serviva. Ok ragazzi, qua mettiamoci giù e poi ora dovremmo poter andare su. Ah ecco, dovevamo saltare ragazzi, ecco qua. Ecco qui ragazzi, appenditi. Bellissimo. Allora ragazzi, qua dobbiamo andare, penso, giù. Stacca. Ecco qua. Ragazzi, qua è pieno di queste bestie. Sì, vediamo se qualcuno di loro riesce a fiutare il cibo. Magari riusciamo così a domarlo. Voglio ragazzi ucciderle tutte, vorrei... Sembra che gli animali non siano interessati all'esca. Eppure ragazzi, io ci provo di nuovo, vediamo se riesco. Questi cazzi ragazzi, basta, fanculo, muori. Ok ragazzi, scogliamo sto cazzo di giaguaro. Ragazzi, tremendi giaguari. Nuova abilità, vediamo un po' qual è che ci hanno dato. Sarebbe trova risorse. Ok, trova più legno, più pietra, più carne. Va bene. Cioè ragazzi, sti giaguari non erano interessati a praticamente all'esca, volevano la carne fresca. Appenditi. Va bene, proviamo allora da qua ragazzi a salire su. Ha preso una bella botta qui il nostro amico. Ecco qua. Forse ragazzi è da qua allora, dai. Vediamo. Saliamo. Saliamo. Saliamo ancora. Vediamo. Ecco qua ragazzi. Ecco qua. Ce l'abbiamo appena fatta. Siamo usciti dalla caverna. Solo che ora sappiamo che lì c'è una trappola, quindi... infatti, dobbiamo tornare indietro. Di regola non dovremmo caderci. Stupidi, mangia braccia. Udam, stupidi, mangia braccia. Qua ragazzi si è spaventato leggermente. Tu, no, Udam. Uomo piscio. Ecco ragazzi. Winja. Io Winja.
Vinja no morti? Tanti vivono, no pazzi come te. Io no pazzo, io aiuto Vinja. Vedi? Bello, duro come sasso. Sangue di Oros. Buono per armi forti Vinja, ma sangue di Oros si nasconde da me. Io trovo pietre, tu va a ovest, vivi con Vinja. Furbo uomo piscio, cerca sangue di Oros in luce di sole. E ormai ci ha chiamato uomo piscio. Questo mio. Simpatico. Simpatico monchetto. Io lo chiamerò così invece. Sangue di Oros, ragazzi, nuova missione. Vediamo un po'. Obiettivo attuale, eccolo lì. Andiamo. Cerca le pietre di sangue di Oros. Ok. Ecco quel nostro fedelissimo amico. Stai uscendo dall'area della missione. Per quale motivo? Ok ragazzi, avviciniamoci. Vediamo. Ragazzi, ci sono dei nemici, attenzione. C'è anche una tigre. Mamma mia ragazzi, guardate la tigre. La voglio cercare di prendere. No no no, vieni qua. Togliti. No ragazzi, la tigre ci ha visti. Ragazzi, dobbiamo curare il nostro amico lupo. Spero che se ne sia andata, ragazzi, quella tigre. Qui c'è una capra morta. Indaga. Io non vedo tante piante. Ok ragazzi, io direi di incendiare. Ok ragazzi, bug assurdo, il lupo, vedete, si è fermato. Cura belva, ma è normale, se rimane lì. Accarezziamolo. Ma se ti buggi, ti accarezzo, però non ti buggare più. Indaga. Sangue di Oros. Eccola ragazzi, checkpoint. Dobbiamo fare attenzione perché da ste parti c'è quella maledettissima tigre. Che io vorrei portare dalla mia parte, ragazzi, ma non ci riesco. Qui ci sono strani animali, dobbiamo fare attenzione. Ragazzi, non so chi mi abbia attaccato. È ancora quella stramaledetta tigre, ragazzi. Ecco, guardate, ragazzi, stupenda questa scena. È stupenda questa scena, ragazzi. Avete visto come l'ha aggredito? Scuoia lo yacht bianco, ragazzi. Come nella realtà. Il lupo l'ha zannato alla gola. Bellissima ragazzi questa scena di caccia. Quanto io odi la caccia, però molto bella come scena. Qui ragazzi attenzione che mi sa che sono erbivori ma caricano, quindi non sono molto amichevoli. Saigon!
Ok ragazzi, abbiamo ucciso anche questi qui. Sai che ce n'è un altro ancora, però. La mia belva però mi aiuta tantissimo, ragazzi, quindi non permette che mi accada nulla. Allora, aiutiamo il nostro amico che ci ha aiutato ora. Ragazzi, scusate se non ho parlato molto, ma stavo abbastanza concentrato. Diamogli una carezza. Vediamo un po', frughiamo. Bene, qua ho sbagliato, vabbè, comunque una carezza ci sta sempre. Fuga. Non c'è niente. Allora ragazzi, dobbiamo trovare ora le pietre di Oros. Eccole là ragazzi, le pietre di Oros, le ho trovate finalmente. Era da un po' che stavo cercando di capire dove fossero. Ho appena trovato forse una. Dovrebbe essere questa ragazzi, sì. Prendi il sangue di Oros. Questa è la prima ragazzi, prima pietra presa. Dobbiamo trovarne altre tre. Una è lì e sono due. Ok ragazzi, qua bisogna fare quindi praticamente tutto un giro. Cratere dimenticato ragazzi, ecco qui. Allora vediamo un po', eccola qua, seconda pietra presa su 4. Dobbiamo proseguire per andare a cercare la terza. Quindi ragazzi, dovete andare nel cratere dimenticato, o come cazzo si chiama. Ecco qua. Usate sempre la vista del cacciatore, mi raccomando, perché vedete tipo questa pietra è sott'acqua, quindi senza la vista del cacciatore non potreste mai e poi mai trovarla. E l'ultima è qui. Ecco qui ragazzi. Allora, nuovo specialista Wincha. Abbiamo completato ragazzi la missione Sangue di Oros. Quindi la missione è tutto sommato semplice, solo da perdere tempo nel seguire la luce e poi trovare le pietre. E magari ne sarà attenti quando vi attaccano quegli uomini su nella collina. Ok ragazzi, allora qui finisce la sesta parte del walkthrough. Nella prossima missione andremo a cercare Karosh il guerriero per portare anche lui al villaggio. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, come sempre lasciate like, commentate, condividete. Se avete qualcosa da scrivere, da suggerirmi, scrivetemela pure. Mi raccomando ragazzi, se avete fatto, iscrivetevi al canale, consigliatelo ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!